Abbiamo festeggiato sì perché comunque ce lo meritavamo dopo una partita del genere, però sappiamo comunque che non abbiamo fatto nulla, abbiamo giocato solo il primo tempo di due partite. Il primo tempo che comunque, come abbiamo visto tutti, abbiamo vinto per 2-0, però sappiamo che lì ci aspetta la partita più difficile, i 95 minuti più difficili di tutta la stagione, sappiamo anche che ci aspetta un ambiente molto, molto caldo, molto, molto difficile, e comunque noi siamo pronti. Come ha dimostrato la partita di domenica scorsa, le auto normalmente vivono soprattutto di episodi, al di là dei meriti del Barletta che sono stati anche abbastanza palesi. Voglio dire, il fatto che l'Andria, con la squadra che ha, che è un'ottima difesa, che trova difficoltà a fare gol e che quindi il gioco forza dovrà per forza, insomma, concedere qualcosa, il fatto che tu, Molina, Ciccarelli, lo stesso Mantia, potreste sicuramente fare un'altra partita rispetto a quella dell'Andria. Vabbè, noi sapevamo comunque che l'Andria sarebbe venuta qui forte di comunque due risultati. Quindi comunque si è chiusa tutta dietro, ci faceva giocare nella metà campo, però poi erano molto, molto chiusi dietro, quindi c'erano pochi spazi. Nella partita di ritorno, sapendo comunque il risultato della scorsa, loro dovranno comunque offendere in maniera diversa. Quindi dovranno spingersi più in fase offensiva e comunque quindi ci dovranno lasciare molti più spazi. Comunque questa squadra, la nostra squadra, quando ha più spazi, comunque si esprime al meglio. Jacopo, per la partita di ritorno, quanto conta l'approccio mentale alla gara? Secondo me è tutto. Comunque nella prima parte se è fondamentale proprio i primi 10 minuti, un quarto d'ora del primo tempo, e sarà quelli del secondo tempo, proprio l'approccio ai primi minuti. Quanto temi invece l'ambiente caldo di Andria e soprattutto come vi comporterete poi nei confronti dei giocatori dell'Andria che penso che metteranno in campo tutti i mezzi, tra virgolette, per prevalere su di voi, cioè un po' di provocazioni, un po'. Noi, come abbiamo sempre fatto, comunque risponde il campo, noi questo non ci interessa, e come hai detto tu, saranno queste cose loro, faremo anche noi, perché comunque ci vogliamo salvare. Mister Orlandi vi ha dato delle direttive particolari, non dico a livello tattico, ma anche a livello caratteriale, di gestione psicologica dei primi minuti del match, vi ha dato dei consigli particolari? Non ci ha dato consigli in particolare, ce lo sappiamo, ce l'ha detto, comunque lo sapevamo già fin dall'inizio che comunque l'approccio è la cosa più importante. Nei primi minuti, diciamo, di gioco. Sì, nei primi minuti, ma come in tutta la partita. Invece per l'andata c'è stata la paura di perdere un'occasione fino all'87esimo, cioè vi siete paradossalmente innervositi restando in 11 contro 10, è stato quello che avete attaccato in maniera meno efficace rispetto a quando siete partiti in America. No, perché comunque loro erano chiusi già 11 contro 11, erano molto chiusi. Poi quando c'è stata l'espulsione, comunque hanno tenuto in avanti solo innocenti e si difendevano comunque tutti dietro la linea della palla, quindi per noi era molto difficile. Sapevamo che comunque per sbloccare la partita poteva essere anche un calcio piazzato e così è stato poi. Invece, guardando le tre prestazioni precedenti contro l'Andria, nel derby di andata hai sbagliato il rigore, poi c'è stata la prestazione di Andria, quelle di domenica sono state in crescita, magari domenica concludi con un gol. Guarda, io lo spero che sarebbe la cosa più bella per me, però indipendentemente da chi fa gol, da chi segna, comunque noi faremo la partita della vita. Nonostante purtroppo fosse stato di 1-0, poi alla fine si è scoperta per provare a pareggiare lasciandomi al contropiede. Guarda, no, perché comunque sono stati bravi, secondo me, Cicerelli e la Mantia con un fraseggio molto stretto e li hanno proprio presi alla sprovvista e secondo me sono stati bravi loro. Anche dal punto di vista degli episodi, sempre ambientalisti, c'è qualcuno che si è lamentato sulla punizione e sull'espulsione. Cosa ne pensi?
Io penso che comunque anche rivedendola a rallenti, io penso che quella palla, se non mi avesse trattenuto la rosa, comunque l'avrei potuta prendere. Quindi io penso che era chiaro il casino da gol e quindi c'è l'espulsione.